Benvenuti su Tourism Peschiera, siamo oggi in barca, sempre in compagnia di Giotto, che oggi è un po' agitato perché sta cercando di guardare tutte le anatre e gli svassi che stanno passando vicino alla barca. Ma siamo qua per mostrarvi quello che normalmente succede a Peschiera, ovvero le visite guidate. Peschiera del Garda, come sapete, ha questo sistema di visite guidate con 16 tabelle collocate nel centro storico, ogni tabella collegata a un QR code che è un'audioguida, diciamo, virtuale, che vi parla e vi racconta del punto in cui siete. Quindi 16 tabelle, la possibilità di averle in uso, come sapete, ormai avete visto Claudia che ve le sta presentando una per una, potete averle comodamente col vostro cellulare gratuitamente, quindi senza nessun tipo di problema a riguardo, potete noleggiarle se non avete un cellulare con una buona connessione internet presso l'InfoPoint, e come questi gruppi potete tranquillamente girare sopra le mura, camminare sui camminamenti di ronda e, fermandovi a ogni tabella, poter ascoltare la storia di quel determinato punto. Siamo proprio a fare un giro in barca per fare dei video, visto la giornata splendida con quest'aria bella tersa, con questo cielo terso, e chiaramente non facciamo altro che mostrarvi quello che a noi fa molto piacere, ovvero coloro che vengono a Peschiera e portano via da Peschiera un po' di cultura, un po' di storia per arricchirsi a livello personale. È questo quello che conta, è questo quello che noi di Tourism Peschiera vogliamo passarvi. Semplicemente questo, quindi vi invitiamo a venire a Peschiera, venite, fate una camminata sulle mura, andate a toccare con mano la storia, che è qua, è comoda, è gratuita, non è pesante, è assolutamente piacevole, la ascoltate quando volete, quando decidete, e quindi da Peschiera porterete via questo panorama fantastico, questa struttura militare che è patrimonio UNESCO, questa struttura fortezza a 5 angoli, quindi a 5 punte, pentagonale, e potete portare via anche tante curiosità. E noi cerchiamo di darvi quel quid in più per farvi innamorare di Peschiera. Grazie, viva Peschiera e viva il Lago di Garda!